Questa vigna nasce un po' da una scommessa che la sovrintendenza ha fatto con se stessa e con noi nel 2002, quando siamo partiti dando dei pareri di fattibilità, perché all'epoca la vigna, pur essendo una vigna storica, non esisteva più, essendo stata bombardata durante la guerra e poi abbandonata. Nel 2003 sono venuto qua, ho visto la situazione, che non era bella, ma la vista su Torino mi ha incantato. Il fatto di poter un giorno avere una vigna all'interno di quelle che si chiamavano una volta le cinta daziarie della città mi avrebbe fatto piacere. E infatti nel 2011, dopo aver reimpiantato il vigneto nel 2003 e aver avuto la prima vendemmia come vino rosso nel 2009, nel 2011 abbiamo avuto la prima vendemmia del Fraser di Chieri DOC Superiore Vigna della Regina. Questo credo che faccia piacere non solo a me che la coltivo, ma anche e soprattutto a tutti i torinesi che, oltre alle meraviglie che hanno in città, possono vantare di essere fra le poche città ad avere, europee, ad avere un vigneto nella città.